Raffaele Postiglione oggi presenta i candidati della sua lista per la candidatura a consigliere comunale, ovviamente quella a sindaco. Il programma di Raffaele Postiglione, quali sono i punti salienti del programma? Allora, il punto principale del nostro programma è lo sviluppo, quindi andare a valorizzare, questa è la parola importante, la valorizzazione di tutte quelle che sono le ricchezze che il territorio ci dà, non tralasciare alcuna opportunità che il nostro territorio ci ha regalato e quindi non dover decidere tra il turismo culturale oppure le occasioni di svago, la tanto demonizzata movida, ma noi possiamo e dobbiamo perseguirle tutte quante attraverso una riorganizzazione funzionale del nostro territorio. In che modo? Attraverso un affidamento ad ogni parte della nostra città di una funzione predominante ma non assoluta. Lo sviluppo è quindi il nostro fine ultimo da perseguire attraverso partecipazione e trasparenza, quindi con il massimo coinvolgimento della cittadinanza con strumenti innovativi come i comitati di quartiere. Poco fa parlavi di movida, ma tanti ragazzi che vengono a Pozzuoli, ma rimane un unico problema, cioè il parcheggio. Il parcheggio sì, certo, ed è questa la risposta a cui dà la questione di cui parlavo prima, ovvero di spostare il centro di questa attività verso altre parti della città o comunque andare a costruire, dare spazio a parcheggi al di fuori del centro storico, alcuni già ci sono, alcuni spazi da adibire a parcheggi come il C9 sulla Solfatara, dove magari un servizio di navetta potrebbe decongestionare il centro. Il tuo elettorato è prevalentemente giovane, ma deve anche attirare il voto dei meno giovani, in che modo? E certo che io non direi che è solamente dei giovani, sicuramente parliamo più ai giovani essendo giovani, ma la nostra lista non è composta da solo ed esclusivamente giovani, è una lista in generale con un'età media molto bassa, ma che guarda appunto a tutti attraverso il nostro programma, che parla anche di vivibilità, che parla di mobilità, e questi sono sicuramente dei temi che riguardano tutti e non solo i giovani.